Nuovi elementi nell'inchiesta sull'omicidio di Kim Jong-nam, il fratellastro del leader nordcoreano avvelenato il 13 febbraio all'aeroporto di Kuala Lumpur da due donne finite in manette. Secondo la polizia, l'indonesiana Isha sarebbe stata raggirata, indotta a credere di fare la comparsa in uno show della TV malese. Mi ha detto che andava in Malesia per partecipare a un programma televisivo in cui si filmavano le reazioni delle persone dopo avergli spruzzato addosso del profumo. È innocente, pensava fosse solo una buona offerta di lavoro, dice la madre della 25enne. Insieme alla vietnamita Doati Wong, che era con lei quella sera, sono state arrestate altre due persone. Per i medici di Kuala Lumpur, Kim Jong-nam ha avuto un infarto. Le autorità nordcoreane chiedono di riavere il corpo e respingono l'esito dell'autopsia. Condanniamo con forza l'operato della Malesia e non ne capiamo le ragioni. Porteremo il caso davanti alla Corte Penale Internazionale. Ne cercati altri quattro uomini che si sarebbero presentati alle due ragazze come produttori di un reality TV e le avrebbero convinti a mettere sulla faccia di Kim Jong-nam uno straccio con del veleno fatale per il fratellastro del leader nordcoreano.